Buonasera agli appassionati di Business 24, la TV del lavoro, e buonasera agli appassionati di Top Secret, il programma che racconta il successo delle aziende, il successo degli imprenditori, con gli imprenditori che vengono qui a raccontare la propria azienda, a narrarci la storia e poi tutto il know-how, il business plan, insomma come hanno fatto a diventare quello che sono oggi. Questa sera siamo in un settore che per le donne è sicuramente affascinante, anche per gli uomini, perché tutti abbiamo nella nostra vita preso in mano, uscendo da un negozio, da una boutique, una shopping bag. E allora con noi, e ve lo presento subito, Massimo Vasselli, CEO di Nova Grafica Bags, che arriva da Roma. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. Allora, Shopping Bags, lei è immerso nelle sue Shopping Bags perché è il suo core business, ovvero sacchetti per tutte le attività. Parliamo di una clientela di riferimento molto ampia, insomma una filiera davvero completa, dalle calzature, le boutique e poi anche il mondo del food. Insomma, lei con i suoi sacchetti, ma non sono dei sacchetti, sono delle shopping bag particolari, pregiate perfino, è, come dire, il re, possiamo definirlo così, in Italia di questa tipologia di merce. Sì, devo dire che effettivamente noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Siamo nati come azienda nei primissimi anni 80. L'anno prossimo facciamo 40 anni di attività che siamo presenti nel settore. E ovviamente in questi anni abbiamo fatto tanto, sono stati anche anni abbastanza difficili, specialmente gli inizi, perché come tante realtà italiane, anche la nostra è cominciata con tanti sacrifici e tanti sforzi. All'epoca, mi ricordo, eravamo tre ragazzi giovanissimi, io avevo 20 anni, e abbiamo iniziato questa avventura e tuttora siamo qui. Quindi, certo, ripeto, abbiamo avuto anche un'evoluzione in questo settore, perché il nostro business principale sono state ovviamente le shopping bags manuali, perché il nostro è un articolo che si differenzia un pochino da quello. Cioè, si differenzia, diciamo che nel commercio ci sono diversi tipi. Questo è importante specificarlo e spiegarlo, sì, perché, Massimo Vasselli, perché le vostre shopping bag si fanno a mano. Totalmente a mano. Totalmente a mano. Diciamo che tante volte questo prodotto è stato impugnato dalle persone, però ecco, ci sono differenze di articolo. Il nostro è un pochino l'articolo quello più, forse dico esclusivo, perché quello più rifinito, quello dove c'è un'attenzione maggiore al prodotto, quello che dove il cliente richiede un prodotto più bello, più esclusivo. Ecco, questo è un po' il nostro articolo. Viene stampato con macchinari di alta precisione, però quello che lo caratterizza principalmente è proprio la finitura totalmente a mano, cioè dal foglio di carta viene costruita la busta da un gruppo di persone che prendono e lo piegano, lo incollano, ci mettono le corde, fino ad arrivare al prodotto finito, che è questo che è in esposizione. Insomma, siamo entrati veramente questa sera nel regno delle shopping bag, perché è un regno che dura da diversi anni, come diceva lei, con delle fasi, perché poi ci sono anche delle scelte da fare, e in particolare diciamo che nel suo settore ci sono anche i competitor, ma soprattutto il competitor è straniero, è la Ovviamente, Cina. Esattamente, in questi ultimi anni, diciamo nell'ultimo decennio, il nostro più grande competitor ormai sono la Cina, perché essendo questo un prodotto con un alto valore di manodopera, è chiaro che lì hanno dei costi molto bassi e quindi sono veramente competitivi a livello di prezzo. Noi ci difendiamo perché ovviamente il Made in Italy è importante. Questo è un prodotto che è nato in Italia, non è nato in Cina. Lei pensi, questo è nato intorno a metà anni 60, fine anni 60, questo prodotto è nato in Italia. Quindi tutti i più grossi nomi della moda, in principal modo, ma comunque questo è un prodotto che va... La boutique, il brand, sì, va un po' la firma. Tanti utilizzano questo articolo.
questo prodotto, ovviamente hanno, le buste uscivano fuori tutte dall'Italia. Quindi è un prodotto che per tanti anni è stato fatto qui. Poi ovviamente, come in tanti altri settori, la Cina è diventata importante. E quindi molti si sono rivolti, molti si sono trasferiti alla Cina. Sì, allora, hanno cominciato a fare ordini lì. Lei ha prodotto queste shopping bags per brand famosissimi. Sì, tanti nomi. A tutt'oggi lo sono. E quindi diciamo che si trova anche in un settore che è in qualche modo anche legato al lusso. Assolutamente. E quindi la shopping bag deve essere di lusso, ricercata, infatti, raffinata, con uno studio ben preciso. Infatti il nostro cliente principale è proprio quello che va alla ricerca di un prodotto esclusivo e quindi anche di lusso. Ovviamente noi dobbiamo essere bravi e siamo qui dopo 40 anni, quindi ci stiamo difendendo bene. Vuol dire che lo siete? Ci stiamo difendendo bene a cercare di ottenere il massimo con un prezzo che sia ancora concorrenziale. Quindi questo è, diciamo, il nostro obiettivo che giorno dopo giorno tentiamo di raggiungere. A seconda del prodotto che viene venduto c'è un investimento da parte del vostro cliente rispetto alla shopping bag. Certamente, perché il cliente ha un budget e quindi il budget tante volte dipende anche dal suo articolo, perché è chiaro che se hai un articolo di vendita, facciamo un esempio di abbigliamento, che è sulla fascia bassa, magari ti devi rivolgere a un tipo di articolo che non è il nostro, ma sono le buste che tante volte si vedono in giro, che sono quelle più economiche, quelle più meno, diciamo, rifinite. Hanno sempre la funzione di contenere e trasportare, però diciamo è un prodotto un pochino più veloce, però ovviamente ha il costo molto più basso. Noi invece diciamo che la nostra fetta di mercato è quella della boutique di un certo livello o, ripeto, poi io, noi parliamo di boutique, ma questo è un articolo che va in mano a tante persone, perché i nostri clienti non sono soltanto le boutique. Anche chi tratta il food, per esempio. Assolutamente, no? Perché le vediamo, il food, che poi adesso qui esposte, poi le dirò che ce le descriverà. Esattamente, è stato quello dove ci siamo un pochino più indirizzati ultimamente. Ma le pensi anche le fiere. Se lei va in una fiera, anche la fiera nautica, lei in ogni stand troverà un sacchetto che poi può essere, ripeto, più economico o, se ci tieni specialmente, perché con noi si possono ottenere belle stampe, cioè si ottiene un prodotto che ovviamente è più godibile e quindi non dimentichiamo che poi il prodotto rispecchia, diciamo, quello che tu sei come cliente, quello che tu vuoi trasmettere. E quindi abbiamo tanti clienti che possono utilizzare il nostro articolo. Non soltanto italiani, perché il vostro mercato di riferimento è anche estero, sì, internazionale. Diciamo che, devo dire che negli anni passati la mia azienda è arrivata a fare anche il 50% del fatturato con l'estero, e per estero intendiamo Europa occidentale, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Austria, il Belgio. Ora, diciamo, da una decina di anni a questa parte, da quando ovviamente quello che è accaduto in Italia sta accadendo anche fuori, la Cina è effettivamente è forte e quindi riesce a prendere fette di mercato. Ma quanto risparmia un cliente a far fare le buste in Cina piuttosto che in Italia? Visto che comunque parliamo di Made in Italy e assolutamente, credo che dovremmo promuoverlo questo è un argomento il più possibile. Interessante da parlarne, perché in Cina devo dire che sono bravi comunque, se si trovano le aziende giuste sanno lavorare, non è più la Cina di una volta, i cinesi sono bravi, però hanno il vantaggio del prezzo, ma non è più un grandissimo vantaggio, perché noi siamo stati in questi anni capaci di rendere la produzione un pochino più veloce, mantenendo sempre comunque uno standard di qualità, uno standard di scelta di materiali importante. E questa differenza non è più come una volta. Ovviamente dove ci sono grandi parti di lavorazione, di manodopera, questa differenza si fa un pochino più ampia, perché lì, come ben sapete, il costo del lavoro è molto basso. Qui da noi è un pochino più alto e quindi quello fa la differenza di prezzo.
però in una busta standard non c'è più tanta differenza, perché ovviamente poi ci sono altri vantaggi che invece noi col Made in Italy possiamo dare. E quali sono? Le consegne più veloci, molto rapide, perché siamo qui. Lei pensi che solo di trasporto dalla Cina in Italia ci vogliono 40-45 giorni, che sono i tempi di percorrenza della nave. E quindi, ecco, abbiamo... Quindi la movimentazione delle merci in questo caso. E poi c'è la vicinanza anche fisica. Assolutamente. Che se io voglio fare un'altra... una busta particolare, vengo a Roma, per esempio. E questo è un'altra cosa, perché da noi, a parte Roma è una città piacevole venire, a prescindere, però può essere un'occasione. Io ho avuto in passato tanti clienti che venivano a Roma a vedere le loro stampe, il prodotto finito, e poi magari si fermavano un paio di giorni a finire la settimana, cosa che invece in Cina non puoi fare questo. Come nasce una shopping bag? Ecco, questo è tanto interessante. Che magari ce la descrive anche, visto che ha parlato di Made in Italy, fatto a mano, quindi prodotto assolutamente artigianale. Questo è un prodotto totalmente artigianale. La shopping bag nasce da un foglio di carta bianco, poi lì viene fatta tutta la lavorazione per arrivare poi al prodotto finito, perché viene stampato, quindi noi diamo anche tanta importanza alla grafica. La grafica è la cosa probabilmente più importante, perché la grafica è l'immagine del cliente. Questo noi cerchiamo di far capire ai nostri clienti. La grafica, perché quella è la tua immagine che va in giro. Tant'è vero che il vostro slogan è... Creiamo la tua immagine in movimento. Perché noi, insieme ovviamente con il cliente, perché si fanno bozzetti, si fanno vedere le prove, noi creiamo la loro immagine e siamo contenti. Qui ci sono degli esempi che fanno vedere che sono delle belle stampe. Anche una stampa semplice come questa di questa busta bianca, comunque è immediata. Quindi ecco, questa è una cosa abbastanza importante che noi diamo come punto di riferimento. Poi ovviamente dopo la stampa c'è la plastificazione, tutte lavorazioni che non vengono fatte insieme, ma sono tutte stazioni in cui ci sono ovviamente delle macchine, ma c'è l'operatore che controlla attentamente, foglio dopo foglio, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella che caratterizza proprio il nostro articolo, che è, diciamo, l'assemblaggio, l'allestimento. E sono proprio un gruppo di persone che prendono il foglio e fanno le pieghe, lo incollano, fanno le pieghe, mettono i rinforzi di cartone, mettono le corde, lo imballano e è pronto per essere consegnato. E lo impreziosiscono anche, perché ogni busta è diversa dall'altra. Proprio per questo motivo, ogni busta è diversa dall'altra, non ci sarà mai una busta uguale all'altra, perché la persona la tocca una volta, la chiude, ma non è... la prende e la finisce. È un lavoro fatto in serie e quindi non può essere una... c'è sempre una piccola differenza. Non solo i brand, per esempio, della moda, calzature, abbigliamento, ma anche il mondo del food, perché ci sono i brand anche del food, e quindi abbiamo, per esempio, la particolare... questa è una scatola che contiene a specchio. Esattamente, questa scatola a specchio è di un nostro cliente che in questo caso fa panettoni, e questa è una scatola porta panettone. Ma vede, il food è stato la nostra scelta negli ultimi 5 anni, perché avendo un'azienda cartotecnica, noi siamo una cartotecnica. Settore cartotecnica, certo. Quindi abbiamo tutto l'occorrente per poter fare poi qualsiasi tipo di imballaggio. Il mondo della busta, come l'ho detto, negli ultimi 10 anni è un pochino calato per noi, proprio perché subiamo questa concorrenza. E allora abbiamo indirizzato le nostre forze in questo nuovo settore. E devo dire con risultati che ci stanno dando ampia soddisfazione, perché è un settore in cui, secondo me, serviva un'azienda come la nostra. Un'azienda che ha tradizione, esperienza. Ripeto, 40 anni sono tanti, comunque noi abbiamo... E anche pazienza. Pazienza, aggiungerei, perché fare queste creazioni, produrle a mano... E quindi noi abbiamo, diciamo, siamo contenti di questo nuovo indirizzo che abbiamo dato. Massimo Vasselli, Nova Grafica Bags, il suo mondo sono le shopping bags, non soltanto per i brand di abbigliamento, appunto, di prodotti che compriamo in boutique, ma anche nel settore del food. Quali sono, secondo lei, i segreti del successo della sua impresa? Ecco, i segreti del successo, diciamo che ovviamente la nostra esperienza, questo è un segreto che
è inevitabile, quando sei 40 anni nel settore e sei ancora un'azienda, io dico di riferimento, significa che hai lavorato bene. Poi ovviamente noi, specialmente negli ultimi periodi, proprio perché sappiamo che la clientela diventa sempre più esigente, stiamo cercando di essere sempre più attenti alla scelta dei materiali, specialmente nel food. I materiali sono fondamentali, perché quando tu metti il mangiare a contatto con il nostro articolo, deve essere un materiale certificato. E noi abbiamo tutto certificato. Quindi diamo un prodotto assolutamente idoneo al contatto alimentare. E poi noi abbiamo dato anche un particolare attenzione alla ricerca e sviluppo di prodotti nuovi. Proprio entrando nel settore del food abbiamo brevettato dei nuovi articoli che sinceramente per noi è una novità, perché nella per busta... Esempio? Esempio, abbiamo brevettato delle scatole nuove e guardi, adesso non l'ho dietro, ma abbiamo brevettato... Quelle con gli accessori. La posso far vedere? Questa però... Vediamola. Questa però non riguarda i nostri brevetti. Questa riguarda la particolare attenzione che diamo alla, diciamo, finitura del sacchetto. Finitura. Perché vede, questo è un tipo di chiusura che si può fare esclusivamente manualmente. Non c'è una macchina che mette... Sì, c'è una macchina ovviamente che inserisce, ma poi viene fatto tutto totalmente a mano. E questa è una finitura che al sacchetto dà la sua importanza, perché certo, ovviamente lo chiude. Diventa una sorta di borsa. Esattamente, diventa una sorta di borsa. Quindi questo è molto interessante. Invece sul brevetto? Sui brevetti invece sono particolarmente orientati al food. E abbiamo dei brevetti, ultimamente abbiamo fatto un nuovo sottopiatto per le torte, molto particolare, che abbiamo brevettato proprio da pochissime settimane, e penso che ci darà soddisfazione, perché ecco, questa ricerca è quello che ti mette avanti agli altri. Quando tu vai dal cliente e gli proponi qualcosa di nuovo, quindi di più interessante, di più utile, a un prezzo che sia giusto. Giusto si intende che sia un prezzo che il cliente lo accetta, rientra nel suo budget. Quindi un'innovazione comunque che sia alla portata. Alla portata del cliente, perché tu puoi fare anche una cosa bellissima. Ma sei troppo costosa, non può trovare mercato, elimini, poi. Non hai mercato. Qual è la particolarità di questo vassoietto per la torta? Non l'ho qui, lo dovrei prendere. Ma che cosa ha di diverso? Beh, è rivestito. Che cos'è l'innovazione? È rivestito, è un vassoietto rivestito, quindi è molto più elegante. Innanzitutto è più alto, quindi ha uno spessore più alto, e poi è totalmente rivestito, quindi quando il cliente ci mette la torta sopra, la torta assume un aspetto un pochino più bello da vedere rispetto a quello che attualmente utilizzano tutti i clienti, che diamo anche noi, perché noi abbiamo anche l'altro. Questa è un'innovazione che ci è venuta così e devo dire che pensiamo che ci dà soddisfazione. Durante il lockdown c'è stata anche qualche altra innovazione? Beh, noi siamo stati chiusi un po' come tutti quanti per più di un mese. Poi, proprio quando il food ha ricominciato, abbiamo avuto le richieste dei nostri clienti, quindi abbiamo riaperto. Eravate pronti? Eravamo pronti. Adesso è un momento abbastanza difficile, dobbiamo stare tutti molto, molto sul pezzo, si dice, perché oggi è un momento comunque complicato in cui i nostri clienti vanno anche aiutati. Ecco. Possiamo dire che le shopping bag impreziosiscono un prodotto che magari è già prezioso. Assolutamente. In qualche modo lo incorniciano, lo contengono e lo abbracciano. Questo è il nostro, diciamo, slogan, quello che diciamo ai clienti. Tu puoi spendere i soldi bene, ma questo vale in tutte le cose, puoi spendere i soldi bene o puoi spendere i soldi male. Devi spendere, però fai almeno un qualcosa che ti rappresenti, un qualcosa che sia, diciamo, che impreziosisce il tuo articolo, il tuo prodotto. E quindi perché, vale la pena investire? Assolutamente, perché poi ricordi, In Italia. Questo è quello che noi cercheremo di far capire sempre di più. Deve essere la vostra filosofia. E allora, chissà quante volte andremo in giro con qualcuno dei suoi sacchetti.
manufatti artigianali 100% italiani, si parte da un foglio bianco e poi si arriva a queste splendide creazioni. Possono essere busto, possono complimenti essere scatole, sia per gli indumenti che per il food. Assolutamente. Grazie al dottor Massimo Vasselli, buon rientro a Roma. Grazie. CEO di Nova Grafica Bags, settore della cartotecnica, ma avete visto queste creazioni quanto sono belle, quanto sono preziose e importanti per contenere gli oggetti, i prodotti che ogni giorno andiamo a comprare. Le migliori puntate di Top Secret le potrete seguire sul nostro sito, quello di Business 24 Lattivo del Lavoro, oppure naturalmente sul canale YouTube. Io do appuntamento ai nostri telespettatori appassionati di business e di Business 24 Lattivo del Lavoro tutti i lunedì e tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 per conoscere altre aziende, altri imprenditori e altre storie importanti come quella che abbiamo ascoltato questa sera. Grazie.